Baby. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ai miei Galvorback, finalmente è arrivato, finalmente il video che stavate aspettando è arrivato. Allora, il video di oggi si concentrerà su Warcry e su come creare un campo personalizzato, quindi un campo che possa essere carino da vedere, funzionale per la partita, con tanti punti di elevazione, visto che alcune bande hanno necessariamente bisogno di un secondo o un terzo addirittura piano, come per esempio i corvi, e vi aiuterà a capire quali sono i materiali giusti da usare, come usarli, in modo tale che poi abbiate i mezzi che vi servono per creare 1, 2, 3, 4 più tavoli di Warcry. Mi concentro sul tavolo di Warcry perché innanzitutto le misure del tavolo di Warcry ci permettono di gestirlo meglio, trasportarlo meglio, poi vedremo come fare, e soprattutto creare elementi scenici d'effetto e d'impatto senza la preoccupazione di doverne creare 8, 9, 10, 11, 12 per riempire un tavolo come può essere un 6x4 per una partita normale di Warhammer. Inoltre, questo essere così ristretto del tavolo di Warcry ci permette di andare in elevazione, che a mio parere è la cosa migliore, quindi creare 2, 3, 4 piani, passerelle piuttosto che altro, in modo tale da cercare di rendere il più dinamica possibile la partita. Per mia esperienza, una partita fatta su un tavolo con un solo piano di Warcry risulta abbastanza sottotono, mentre invece già mettere un primo, addirittura un secondo piano permette non solo alle bande che ne hanno bisogno, come per esempio i corvi, ma a tutte in realtà le bande, di gestire meglio gli spazi e soprattutto creare tutte quelle situazioni, come dire, cinematografiche che rendono Warcry un ottimo skirmish. Allora, passeremo in rassegna alcuni punti. Il primo punto sarà il tavolo, quindi quello che c'è sotto, la nostra base. Successivamente i materiali che ci possono servire per costruire gli elementi scenici. Qualche suggerimento preso dal sito GV, perché ovviamente chi magari inizia Warcry lo inizia in ambiente GV, quindi mi sembrava giusto darvi anche qualche piccolo suggerimento su cosa prendere e cosa evitare, e infine qualche foto di un tavolo che ho creato io seguendo le regole che sto esponendo a voi, in modo tale che possiate avere anche un feedback immediato su i risultati di quello che vi dico. Usate quel materiale lì perché dà quell'effetto, dopodiché vi faccio vedere la foto e vedete l'effetto. Allora, bando alle ciance, perché questo non è un video del doc, quindi non sarà noioso, e andiamo con i punti. Allora ragazzi, iniziamo con il campo, quindi quello che starà sotto i nostri elementi scenici. Allora, io sono un aficionados delle modifiche, però c'è da dire una cosa, che per quanto riguarda i campi mi sono convertito da alcuni anni all'uso dei mat. Che cosa sono i mat? I mat fondamentalmente sono dei tappetini dello stesso materiale dei mousepad, un pochino più soffice e piegabile, e che hanno stampe ad alta definizione e danno un ottimo effetto. Io per Warcry, per Kill Team, vi consiglio di usare i mat per un semplice motivo.
Essendo dei giochi con campi molto piccoli, vi potrà capitare magari qualche volta di voler portarvi dietro il campo, perché magari vi piace come è stato fatto, perché magari dall'amico da cui state andando non c'è un campo per giocare. Secondo me, con il mat voi ve lo arrotolate, lo buttate nello zaino, il mat non prende la forma, cioè se lo piegate comunque non rimane sulla piega, soprattutto se lo arrotolate, lo srotolate, e potete fondamentalmente portarvi dietro il vostro campo quando e come volete. Oltretutto vi consente di risparmiare parecchio tempo e lavoro, perché creare comunque un campo, vedremo, allora ci sono dei materiali che di solito vengono usati per creare proprio il tavolo che dovete comunque, che potete comunque usare per creare anche gli elementi scenici, però il tavolo creato magari con il sughero, col polistirolo, col polistirene, risulta anche difficilmente trasportabile, non si può più di tanto mettere via, nel senso che è una tavola. Non potete arrotolarlo e metterlo in un armadio, per esempio, se vi serve lo spazio. Insomma, io mi sono abbastanza convertito ai mat. Allora, fondamentalmente il mio esempio è una casa italiana che si chiama P-Work Games. Potete vedere l'indirizzo qui. P-Work Games non fa solo mat, fa anche terreni, terreni in MDF, che non sono male assolutamente. Se volete creare un campo di Warcry che rassomigli a un vecchio campo di Mordheim, a parte ovviamente le misure che non sono quelle, il campo di Mordheim è molto più grande, però se volete fare una sorta di misto tra Mordheim e Warcry, per esempio, in questo caso potreste prendere questo tipo di scenici e avreste uno scenico già fatto, semplicemente da dipingere, che ricrea una città imperiale distrutta. Dategli un'occhiata, perché sono molto molto bravi e spedizioni straveloci. Io ho già due mat loro e qualitativamente mi piacciono veramente parecchio. Andiamo a vedere i mat, ok? Gaming mats. Allora, gaming mats, vi prendo un esempio. Vi prendo un esempio, prendiamo questo, dentro mats. Non è proprio per il fantasy, però adesso ci arriveremo comunque anche alla questione di che tipo di mat. Come vedete, su il tappetino c'è una stampa ad alta definizione, ovviamente in due dimensioni, non in tre dimensioni, e potete vedere anche qua sotto un esempio. Allora, la prima cosa molto molto comoda del sito è che se andate su size c'è proprio il size Kill Team Warcry. Questo è il tappetino con le misure ufficiali per Warcry e Kill Team. Come vedete, qui potete anche scegliere se in PVC oppure in neoprene o in stoffa. Per intenderci, il neoprene è quello, è il tappetino del mouse, quindi qualitativamente come materiale io vi consiglio sempre il neoprene, anche perché è molto lavabile. Se vi capita qualcosa, se ci versate sopra qualcosa, se ci vanno sopra le patatine mentre state devastando il vostro avversario, poi un pannetto d'acqua e ce la fate. Se dovessero farsi delle righe, potete anche stirarlo addirittura. Ovviamente non buttateci sopra il ferro da stiro in modalità distruggiamo il mondo, perché altrimenti lasciate la scia, però mettetelo delicato. E come vedete, in realtà, come prezzo, che poi parliamoci chiaro, anche quello è un discrimine che si va a vedere, non siamo assolutamente in territorio punitivo, diciamo. Allora, per la questione che gaming mat prendere, allora in realtà è molto soggettivo, perché potete creare qualsiasi tipo di campo. Il bello dell'ambientazione di Warcry è che è ambientata nel Varanspire, che è una regione di Aos in mano al caos. Scusate la rima, mi sono accorto adesso, dopo vado a frustarmi. E quindi ci sono
biomi di ogni tipo, probabilmente, intere distese di terra che è fatta di carne umana piuttosto che lava, per esempio questo vulcano, vulcano è molto bello, c'è un gran contrasto tra il rosso, il nero, il bluastro, questo non è affatto male, vedete anche qui sotto la resa. Io personalmente, siccome volevo qualcosa che fosse adatto sia per Kill Team che per Warcry, ho preso Lifeless Land. Perché innanzitutto mi piace molto il verde fluo. Volevo costruirci un tavolo intorno e vedete la qualità della stampa è molto molto buona, diciamo. Io ho preso questo mat, come vi dicevo mi trovo strabene, posso metterlo via, metterlo giù quando voglio, della misura corretta di Warcry, insomma. Per quanto riguarda il tavolo vi consiglio, fatevi un giro su Pwork Games, con una trentina di euro ve la cavate, e se poi vi piacciono anche gli scenari, perché no, prendetevi anche gli scenari. E questo per quanto riguarda il tavolo, quindi sul tavolo ce la caviamo molto bene, visto che grazie ai mat abbiamo qualcosa di già pronto e con un botto di disegni tra cui scegliere. Allora, veniamo alla seconda parte, quindi i materiali, quello che vi serve per creare ciò che sta sopra. Cerco di rimanere più generico possibile perché ovviamente non so che tipo di campo volete creare, quindi vi do delle linee guida generiche, poi magari nei commenti fatemi sapere se ci sono delle cose specifiche che volete fare, magari un campo acquatico, non lo so, in modo tale che cerchiamo di capire cosa si può usare. Allora, fondamentalmente, stavamo parlando dei materiali per fare il tavolo sotto. Uno dei materiali che di solito viene usato è il cosiddetto poliuretano. Allora, il poliuretano, scusatemi per le foto da presentazione delle elementari, però ho trovato queste. E il poliuretano si trova fondamentalmente in ogni brico piuttosto che Leroy Merlin, è un materiale isolante, è facilmente scolpibile, vi basta un taglierino e tanta voglia di perdere le dita. Allora, il poliuretano è molto utile perché potete fare delle forme squadrate che possono essere edifici in rovina piuttosto che pavimentazioni distrutte, cose di questo tipo, però dovete tenere presente una cosa: con le vernici spray normali il poliuretano tende a sciogliersi o comunque a danneggiarsi. Quindi, se create qualcosa col poliuretano, dovete, a mio parere, coprirlo con una miscela di acqua e vinavil per almeno 4-5 volte, in modo tale da creare uno strato che impedisce alla vernice spray di aggredire il poliuretano. Non fate solo uno strato, fatene molti, molti, molti. Tanto è molto semplice, vi preparate una scodella con dell'acqua e del vinavil, fate un bel mischione e poi andate giù. Non dovete fare Michelangelo, nel senso dovete coprire il pezzo di poliuretano in modo tale da dargli una protezione contro le vernici spray. Il poliuretano è abbastanza economico, lo trovate, ripeto, in tutti i negozi di bricolage, in varie misurazioni. E attenzione che quando lo tagliate lascia anche parecchi residui, quindi occhio. Però, come materiale mi sento di consigliarlo nel caso non vogliate affidarvi al precostruito. Il poliuretano è un ottimo, ripeto, materiale, non ci vedo nulla di male, anzi, usato magari in concomitanza con il plasticard, che non sono altro che fogli di plastica di varie misurazioni che potete trovare in qualsiasi negozio di modellismo, potete creare magari un muro di un edificio, incidere sul poliuretano la linea dei mattoni e poi fare infissi, finestre e porte con delle listelle di plasticard o addirittura delle listelle di legno, perché anche quelle le trovate nei negozi di modellismo, sono delle listelle, sono co come dei mini battiscopa fondamentalmente che ricreano la grana del legno, per esempio. Quindi anche quello potrebbe essere un'idea, questo per creare degli edifici in rovina. Però
Però il Varanspire ci sono altre cose oltre agli edifici. Per esempio, formazioni rocciose, grosse, canyon, sassi enormi che protrudono dal terreno. Allora, la cosa che mi sento di consigliarvi in questo caso è il sughero da giardinaggio. Allora, il sughero da giardinaggio lo trovate nei negozi di giardinaggio. Questo era abbastanza intuibile. E che cosa sono? Sono dei pezzi di sughero grossi, molto grossi, in varie forme. Qui lo vedete tagliato, ma lo trovate anche, per esempio, proprio un pezzo intero, come se fosse un prosciutto di sughero. Come vedete, la texture esterna rassomiglia molto alla roccia, tant'è vero che se gli date una spolverata con un pennello da vernice abbastanza duro e tirate via quelli che sono magari i pezzi di pellicina che sono un pochettino meno attaccati al corpo del sughero, se lo dipingete, e potete tranquillamente dipingerlo con qualsiasi vernice spray perché a differenza del poliuretano questo coso probabilmente sopravvive a un'esplosione nucleare, avete un pezzo di roccia. Vi farò vedere poi sul mio tavolo come li ho usati, ma sono effettivamente bellissimi. Bellissimi perché è stra divertente usarli, sono molto molto simili alla roccia e basta sinceramente una spraiata di nero, una spraiata zenitale di grigio e un dry brush di bianco e avete della roccia che è indistinguibile dalla roccia vera, quindi mi raccomando, fate un salto nei negozi di giardinaggio, anche perché potete trovare anche magari delle erbette da mettere sul campo, quelle da mettere nell'arrosto, o altre cose che vi possono stimolare. Sicuramente chiunque voglia fare un qualsiasi tipo di tavolo per wargame, a mio parere, deve avere almeno mezzo chilo di questa roba in casa, perché non sai mai come potresti usarla. E vi dico di più, adesso addirittura vedete proprio che tecnica incredibile mettere due finestre una di fianco all'altra, una roba che ho imparato ad Harvard. Quando fate una struttura in poliuretano e volete magari cercare di collegarla al terreno mettendogli alla base qualcosa che non sia proprio poliuretano, ma richiami un pochettino più il tavolo, voi potete staccare dei pezzi di sughero da giardinaggio e incollarli alla base, in modo tale da far sembrare che la struttura di poliuretano che state facendo esca dal terreno o che comunque sia collegata al terreno, per evitare quello spiacevole effetto del muro distrutto che sembra messo lì, calato dagli alieni. Io vi consiglio di fare delle prove perché oltre a usare appunto il sughero proprio come pezzo singolo da buttare sopra come roccia, come canyon e va bene, potete anche usare dei pezzi, metterli magari, ripeto, alla base del vostro muro distrutto e poi usando il terzo materiale che vi farò vedere, che anche questo secondo me se non ne avete almeno mezzo chilo in casa non andate da nessuna parte, create delle cose che sono realisticamente credibili, per quanto si possa dire realistico del Varanfire. Ok, terzo materiale, quello che vi serve come collante, diciamo, come collante realistico, è la ground texture della Vallejo. Allora, la ground texture della Vallejo cos'è? È una pasta alla consistenza di un budino e quindi tranquillamente e facilmente mettibile con una spatolina o anche con un cucchiaio, e quando si solidifica si asciuga leggermente, non diventa, diciamo che non perde troppo il volume, però un pochettino sì, e lascia una superficie zigrinata tipica del terreno smosso, tant'è vero che è ground texture. La trovate in vari colori, soprattutto in varie tipologie, c'è anche la water texture, piuttosto c'è la ground texture marrone che fa molte più crepe. Allora, io quello che vi consiglio è la ground texture grigia,
Arena Gris, perché quella white, Arena White, ha dei grani troppo grandi, secondo me non sono molto realistici, mentre invece l'Arena Gris, la Gris Sand, ha dei granelli più piccoli, quindi secondo me sono all'occhio più realistici. Essendo una pasta, voi potete metterla su tutto, non mettetela sul pane, sennò poi a finire finisco sul studio aperto perché faccio mangiare la gran texture ai bambini, ai ragazzi, e mettetela ovunque, per dire. Voi fate un muro, adesso faccio tre finestre, una roba, ragazzi, tenetevi fuori, allacciate le cinture, sta roba nei video del doc non la vedete, cioè. Sta roba nei video del doc mette tre finestre di fila, quello cade a terra e non riesce a respirare. Per esempio, ve li metto anche in ordine. Allora, voglio creare un muro, ok? Anzi, voglio creare un bel monolito. Voglio creare un monolito che esce dal terreno come se fosse sputato dal caos stesso e la terra non riesca neanche a tenerlo. Allora, cosa faccio? Innanzitutto prendo del poliuretano, creo la forma del monolito con un taglierino in taglio bene, in modo tale da proprio creare la forma che voglio io, e poi lo ricopro con la mistura di acqua e vinavili, in modo tale che quando lo gli metterò sopra la vernice spray non farà la fine del tizio della cosa di Carpenter, non si scioglierà urlando pietà, ma rimarrà così come l'ho fatto. Ora, fatto così, però cosa sembra? Sembra sopra un mobile, cioè non ha un reale contatto con il terreno sul quale lo metterò. Quindi cosa faccio? Taglio delle sezioni di sughero da giardinaggio e gliele incollo alla base, come se la base in realtà fosse il terreno dal quale il monolito protrude all'infuori verso il cielo. Magari lo metto anche un po' storto, come se fosse quasi lì lì per cadere. Ovvio che ci saranno dei pezzi che rimarranno vuoti, perché non credo che sia possibile che una persona esegua dei tagli talmente precisi da essere meccanicamente incastrabili uno con l'altro, in modo tale che non si veda neanche, ma neanche i tizi che hanno fatto le piramidi d'Egitto facevano sta roba. Quindi cosa succede? Ci sono dei piccoli canyon, ok, che dobbiamo andare a riempire. Allora, se voi mettete la ground texture su quelle parti, oltre che a riempirle, le riempirete in maniera realistica, nel senso che le riempirete con qualcosa che ricorda del terreno smosso, e quindi è ancora più bello l'effetto, perché sembra un monolito che esce da un terreno roccioso, che però non è tutto roccioso ma ha delle parti di terreno smosso. Questo è un perfetto esempio di un elemento scenico che potete fare probabilmente in 15 minuti con questi tre materiali, e ripeto, il poliuretano costa veramente poco, il sughero da giardinaggio anche quello costa molto poco, la ground texture cercate di usarla con parsimonia, perché se non mi ricordo male un vasettino da 200 ml costa circa 10-12 euro. Se vedete che dovete riempire delle zone che sono veramente dei Grand Canyon, vi consiglio prima di metterci dello stucco e poi solo sopra lo stucco mettere un velo di ground texture, in modo tale da non sprecarla. Però sono materiali facilmente reperibili, facilmente lavorabili, che danno una resa stupenda. Come menzione d'onore, più che altro perché l'ho usato per il mio tavolo, quindi è giusto che vi dica da dove arrivano, gli scenici della Pegasus. Allora, gli scenici della Pegasus a me piacciono tantissimo. Purtroppo, se non sbaglio, la Pegasus non li produce più da un po', quindi dovete andare su eBay o fare un po' gli stalker dell'internet per cercare persone che li vendono o rivenditori che ne hanno ancora. Allora, gli scenici della Pegasus sono belli perché sono completamente modulabili, cioè quello che vedete qua voi è un muro, questo qui, ma ha degli incastri per cui può essere incastrato da questo lato, ma come dal davanti, ma come dal dietro. Qui gli incastri sono coperti da questi gargoyle che servono per coprire quando non volete gli incastri, ma altrimenti voi tutta questa roba è modulare.
Ce la potete incastrare come volete, vi farò vedere sul tavolo, anche questa parte sopra è totalmente incastrabile. Tra l'altro la plastica è molto bella, la stampa è stranitida e ha anche questo effetto mattoncino zigrinato molto, molto buono e le porte sono apribili. Cercateli se potete, costano come gli scenici TV. Poi ovviamente la rarità, grazie al capitalismo, probabilmente ora costano anche di più, però se potete metterci le mani sopra o se li avete in cantina e non li avete mai usati, perché mi raccomando tirateli fuori e usateli, perché soprattutto, e poi per Warcry e per Warhammer in generale la scala è perfetta. Questa era una menzione d'onore che mi sentivo di voler fare, perché sono veramente innamorato, ne ho presi due scatole appena li vidi su eBay, ma ora non è che più cercato. Bene ragazzi, questi sono i materiali, sono pochi, sono pochissimi, però la fantasia di una persona con queste tre cose può creare robe allucinanti, ragazzi. Non andate a cercare chissà che cosa. Ripeto, i mezzi migliori sono quelli più semplici, poi sta a voi come gestirveli, sta a voi cosa farne. Ripeto, il Vanaspire vi dà la possibilità di creare qualsiasi tipo di ambientazione. Sfruttate questa opportunità. Allora ragazzi, in questa prima parte abbiamo visto il tavolo, quindi quello che c'è sotto, ripeto, consiglio di work veramente italiani, qualità enorme e tempi di consegna super, quindi fidatevi. E abbiamo visto i materiali, e quindi quello che possiamo usare per fare quello che sta sopra il tavolo. Nel prossimo video andremo a vedere il tavolo finito. Quindi un esempio di quello che è un tavolo fatto da me con queste tecniche e i consigli su cosa prendere, cosa non prendere o cosa prendere in considerazione dal sito GV. Intanto vi ringrazio di avermi seguito, mi raccomando tenetemi sempre aggiornato sui vostri work in progress e ci vediamo con la seconda parte, ragazzi, sarà veramente un buon. Io ho chiesto alla guida veramente di farlo uscire subito perché è una bomba, adesso vedremo un pochettino, mi hanno chiamato un po' Trump per chiedergli che ne pensa e stiamo aspettando una risposta, ragazzi. Non è semplice, non è semplice, sono le Nazioni Unite in ballo, una roba, adesso non vi so spiegare, comunque il secondo video arriverà molto presto, c'è già, ragazzi, non spaventatevi, non scompaio, arriverà sicuramente. E ci vediamo in occasione del secondo video. Ciao ragazzi. Datevi del Mac.